Buonasera, buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, il programma che ogni settimana racconta il cinema di ieri e di oggi, il nostro viaggio dentro il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti. Oggi è speciale, dedicato alle vite al limite, a prove estreme del corpo e dell'anima, come Borg e McElroy, due super tennisti che si sfidano al cinema e nella vita, come Vanessa Redgrave, che alla sua verde età diventa regista e con la sua macchina da presa ci porta nel campo profughi di Calais. E poi festeggeremo il compleanno di Monica Vitti, ce l'avete chiesto in tantissimi. A proposito di sfide, racconteremo la nuova avventura dell'orsetto Paddington, attesissimo. Abbiamo incontrato proprio l'orsetto vero, ci credete? Insomma, insieme alla sua voce italiana, Francesco Mandelli, che sta vivendo la sfida di diventare papà. Insomma, quindi ne abbiamo in questa puntata, restate con noi fino alla fine. Ma intanto, come sempre, cominciamo con la nostra intervista confidenziale, che oggi è dedicata a una donna, una showgirl molto amata da sempre dalla parte delle donne. Lei è Michelle Hunziker, che con l'associazione Doppia Difesa ha presentato proprio alla Festa di Roma un corto che parla di donne che sono vittime di violenza, donne che non denunciano, che quando denunciano non vengono prese sul serio e a volte è davvero troppo tardi. E anche Michelle, come sta per raccontarci nella sua vita, ne ha visto un po', anzi un bel po', eppure non ha mai perso il suo sorriso. Guardate. Il cinema per me è un veicolo di magia, di emozioni, è un veicolo di messaggi, è meraviglioso. Io amo il cinema profondamente. Essere a un festival del cinema con un cortometraggio che ha un tema di grande attualità per me è un grande onore, ma soprattutto un grande veicolo, è un messaggio. Amore, amore, amore mio. Smettila, per favore. No, 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 ti prego, non attaccare. Mi dispiace, te lo giuro, mi dispiace, non succederà mai più. Puoi non chiamarmi più, per favore? Sono tante le donne che sono in queste situazioni, sono tante le denunce invane, sono tante le donne che purtroppo, ed è tragico, sono morte dopo aver denunciato in attesa di giudizio. Come diciamo noi nel cortometraggio, noi non vogliamo solo provocare, vogliamo dire che le cose stanno così, lo sappiamo già. Ma vogliamo anche proporre una legge che dia una corsia preferenziale alle denunce di violenza, perché è un codice rosso, non possiamo più ammettere che in questo paese una donna venga perseguitata, che venga veramente, che denuncia anche varie volte, come anche la mamma di Noemi, come tanti esempi che abbiamo, che hanno denunciato diverse volte e poi però sono morte, hanno fatto in tempo di morire perché nessuno prende sul serio questa cosa e non è regolamentata. Senti, perché ti sei interessata a questo? Io è da tantissimi anni, da quando sono piccola che faccio squadra con le donne, all'asilo facevo già delle piccole rivoluzioni con le mie amiche e penso che fare squadra tra noi sia molto importante. Denunciate, venite allo scoperto e l'hanno fatto, sono diventate coraggiose, ma nessuno le ascolta. Tu hai scritto questo libro adesso e il titolo, insomma, l'avrai scelto tu, si chiama Una vita apparentemente perfetta, allora sei sicuramente bellissima, di successo, no? È tutto perfetto, invece no, nel senso che magari apparentemente, no? Nel senso Allora, per che. me il sorriso è fondamentale, il sorriso è terapeutico, è bello, è luminoso, ti porti, manda avanti tutto anche nei momenti difficili. Quindi il sorriso, diciamo che è un po' il fil rouge della mia vita, perché un po' anche mio papà è sempre stato così, anche durante le più grandi difficoltà, sempre, sempre sorriso, un po' un Charlie Chaplin come metafora, no? Era mio papà e lui mi ha trasmesso questa positività. Quindi non vuol dire intristirsi, vuol dire combattere, andare avanti, cambiare le cose, provare, tentare a cambiare le cose. Io, come tutte le donne, ho subito delle molestie, ho avuto comunque anche delle situazioni di violenza, però non mi voglio fermare. Io sono fortunata, la vita mi sorride, per l'appunto, e quindi bisogna fare qualcosa.
come la rivedi la Michelle dell'inizio, quella che è arrivata a Milano? Come la rivedi, un po' con tenerezza? Sei sempre tu? No, io rivedo una ragazza svizzera che apriva le finestre. No, prima ero svizzera, aprivo le finestre, vedevo le mucche che pascolavano. Poi improvvisamente sono venuta in questo paese meraviglioso che mi ha accolto, mi ha regalato la famiglia, mi ha regalato il mestiere, mi ha regalato tutto. Quindi io sono italiana, ho anche il passaporto italiano, doppio, anche svizzero, e sono orgogliosa. Per me l'Italia è un paese meraviglioso. Alle donne manca solo una cosa, manca l'essere ascoltate. A Michelle non manca niente, Michelle è felice, ha una bellissima famiglia, delle figlie sane, che è la cosa più importante, un marito che la ama e io lo amo, e non posso veramente chiedere di più. E insomma anche noi non le possiamo chiedere di più e la ringraziamo davvero per la sincerità con cui si è raccontata. E adesso parliamo di una grande attrice di ieri, anzi di sempre, che come scopriremo tra poco diventa regista. Lei è Vanessa Redgrave, premio Oscar per Giulia, ve la ricordate? Indimenticabile, con Jane Fonda. E poi tanti film, da Blow Up a Camelot, da Casa Howard al recente Il Segreto, Sposata, una storia d'amore lunghissima, anche un po' travagliata con il nostro Franco Nero, ma anche una lunga relazione con lo 007 Timothy Dalton. Al primo posto, sempre, tanto buon cinema di qualità, come lei. Riscopriamola. A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that." E oggi la sfida di Vanessa Redgrave è attraversare il mare di sofferenza, la vera e propria emergenza che riguarda non solo l'Italia ma tutto il pianeta. L'emergenza profughi ha spinto la Redgrave alla sua verde età, insomma classe 1937, ad armarsi di macchina da presa e a documentare quello che sta succedendo in varie aree del pianeta, ma anche l'impegno della Chiesa a favore dei profughi e la realtà drammatica dei minori che vivono nella tendopoli di Calais. Ecco quello che Vanessa Redgrave ci ha raccontato. Ci sono moltissimi, moltissimi profughi e sarà così e continuerà così fino a che questi grandi poteri, incluso molti paesi europei, decidono di smettere guerra e seguire un'altra strada. Altrimenti non ci sarà più vita sul pianeta. Un vero e proprio mare, un oceano di dolore e sofferenza. Parla chiaro Vanessa Redgrave, che dopo una carriera cinquantennale al cinema si dedica con questo docufilm al tema dei rifugiati, anzi profughi come lei stessi li definisce, e come in qualche modo è stata anche lei da bambina quando ha abbandonato Londra durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E per questo soprattutto abbiamo fatto il nostro film. Non abbiamo fatto per notizie così, no. Abbiamo fatto un film che può essere visto in tutti i mesi nel futuro, in tutti gli anni del futuro. Redgrave e la sua troupe, composta da diversi membri della famiglia, hanno attraversato numerose aree d'Europa, compreso il campo profughi di Calais, per scoprire che ci sono migliaia di minori abbandonati a loro stessi. Un dramma che è un'esplicita violazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Il governo che non segue quello che ha affermato commette un crimine. They hoist us. Un discorso chiaro, una responsabilità condivisa con le organizzazioni che operano nel volontariato, in linea con l'insegnamento di Papa Francesco.
Guarda, lui è pieno di una sapienza cosciente dei bisogni umani che si vede, si capisce un vero in un mondo di bugie, di pubblicità, di cose stupide e anche tossico. Ma lui è come una luce. E dalla sfida di Vanessa Redgrave a un'altra grande sfida di ieri e in qualche modo di sempre, quella tra i tennisti Borg e McEnroe. Chi non li ricorda, anche solo per la tormentata storia d'amore di Bjorn Borg con la nostra Loredana Bertè. Ma noi oggi vogliamo parlare di sport. 14 match in 4 anni, rivali ma anche amici. Una sfida davvero oltre ogni limite, come ci racconta la nostra Alessandra Giuliani. È la rivalità perfetta. Uno gioca dalla linea di fondo, l'altro va sempre a rete. Estate 1980, nello stadio di Wimbledon in Inghilterra, sta per disputarsi una delle sfide sportive più attese di tutti i tempi, la finale di tennis che deciderà il campione del mondo. A contendersi la vittoria sono due grandi tennisti, due atleti completamente diversi come temperamento e stile di gioco. Lo svedese Bjorn Borg, già 4 volte campione, e l'americano John McEnroe, appena più giovane e pronto a strappargli lo scettro. Il primo è soprannominato uomo di ghiaccio, algido, umile e super controllato, una macchina segnapunti con un servizio a due mani considerato inafferrabile. L'altro invece, talento allo stato puro, è un vero e proprio fascio di nervi, pronto ad esplodere per un non nulla. La palla ha toccato la riga! La loro rivalità all'epoca è già leggenda, alimentata d'arte da quel circo mediatico rappresentato da procuratori, giornalisti, pubblicitari. Ma il pubblico è tutto dalla parte del gentiluomo venuto dal nord, di una bellezza statuaria, nobile e compassato, idolatrato da fan di ogni sesso ed età. Il mondo del tennis non ha mai visto niente di lontanamente simile a questo. La realtà però è ben diversa. Così apparentemente freddo e controllato, Borg non è una macchina, è un vulcano che si tiene tutto dentro finché non esplode, come riconoscono i rivali. Un campione schiacciato dal peso e la tensione di una sfida che sente l'obbligo di dover vincere a tutti i costi. Un ragazzo impetuoso ed emotivo che da piccolo si allenava contro un garage nella periferia di Stoccolma e che ha imparato a tenere i nervi sotto controllo per diventare campione, ancora adolescente, grazie agli insegnamenti del suo coach. Che cosa vuoi dal tennis? Essere il migliore. Il migliore in Svezia? No, nel mondo. Dall'altra c'è John McEnroe, di famiglia ricca ed esigente, così collerico ed aggressivo da guadagnarsi il titolo di peggior rappresentante dei valori americani dei tempi di Al Capone. L'uno in campo si muove come un martello pneumatico, l'altro è una lama affilata pronta a trafiggerti. Ma il mondo sportivo, si sa, non ha pietà per nessuno. Negli anni in cui i tennisti, acclamati come rock star, considerati macchine da soldi da spremere fino alla fine, Borg e McEnroe sono belve da lanciare nell'arena per la gioia degli spettatori. Il giovane McEnroe è pronto a tutto per guadagnarsi quel titolo, Borg è consapevole che se perde è l'inizio della fine. Quello che invece i campioni ancora non sanno è che proprio in quel torneo nascerà un'amicizia che durerà per tutta la vita. Ed ora il mondo intero attende che questi due fuoriclasse entrino in campo come due gladiatori. E allora, cari amiche e cari amici, in questa puntata dedicata alle sfide anch'io vi lancio una sfida. Qual è il vostro film del cuore? C'è un film che vi ha cambiato la vita? Quale? Soprattutto perché? Qual è il vostro attore o la vostra attrice preferita? Scriveteci, raccontateli all'indirizzo effettonotte@tv2000.it o cercate me, Fabio Falzone, su Twitter o cercate Effettonotte su Facebook e vi risponderemo nelle prossime settimane. E tra i film indimenticabili ce ne sono tanti che portano in scena il confronto tra il bene e il male, e qualche volta ci mette il suo zampino anche il diavolo. È successo persino a Don Camillo nel film Il ritorno di Don Camillo. Il personaggio del nero, il nome è tutto un programma, si convince di aver venduto l'anima al diavolo. Ma niente paura, a stracciare questo contratto regolarmente stipulato c'è lui, c'è Don Camillo, riscopriamolo. Se c'è qualcosa di... insomma, una cosa che... ma voi non c'entrate. Ah, allora tieni, io non ne ho più bisogno. Il mio scopo è raggiunto. No, tienti le 1000 lire, tu non spende bene.
Ma no, il contratto è annullato, a ognuno il suo. Prendete, per i vostri poveri. Aspetta, questi soldi sacrileghi non sono buoni neanche per i poveri. Grazie. Siete certo che ora sono in regola? Certo, come che Dio esiste. Bene. E adesso che hai ritrovato la tua anima, pensa a pulirla un po' dai peccati. Eh? Non ho bisogno del vostro sapone. Insomma, ci pensa Don Camillo, sempre indimenticabile. Oggi invece il diavolo si mostra in tutt'altro modo, magari seduto al tavolino di un bar, magari con le sembianze di Valerio Mastandrea, pronto a realizzare i desideri più estremi, giusti o sbagliati, ma pronto sempre a chiedere qualcosa in cambio. Obbligo a tutti quelli che vengono qui a fare del male? No. Solo alcuni. Dopo il successo di Perfetti Sconosciuti, la sfida di Paolo Genovese con questo The Place è enorme e non perfettamente riuscita. The Place è un bar dove un universo di varie umanità chiede al personaggio interpretato da Valerio Mastandrea, il diavolo o moderno Faust, di realizzare i propri desideri, dal denaro alla guarigione di una persona cara. Ma il prezzo da pagare è alto, il destino e il libero arbitrio giocano la loro parte, scompaginando le cose. Chi sei tu? Per me lei è una specie di psicologo. Come faccio a sapere che lei non è il diavolo? Non lo può sapere. È peggio del diavolo, perché è uno che rimette agli altri le proprie decisioni, quindi ti dà un ventaglio di possibilità per risolvere il tuo problema, però alla fine dice scegli tu, non io. Io così ho ammazzato una persona per te. L'hai fatto per te, ricordatelo sempre. La storia è complessa, insomma, perché poi se sei disposto a fare qualsiasi cosa sei dalla parte del diavolo. Sei un mostro. Diciamo che ti ho da mangiare ai mostri. Insomma, fin dove sei disposta ad arrivare per realizzare i tuoi desideri, quali sono i confini tra il bene e il male? Il film, pur tenendo non poco con il fiato sospeso, anche grazie al cast fortissimo, risponde fino a un certo punto, anche perché la domanda è enorme. Il diavolo, acqua santa, non si sa, c'è un po' di tutto. È un film che parla, secondo me parlerà in maniera diversa a ciascun spettatore. Alla fine che cosa c'era scritto veramente nel libro, Valerio? Non lo posso dire perché immagina quanto ho scritto là sopra. Va bene, dammi un'altra possibilità. Era questa la tua possibilità. E allora lasciamo stare Valerio Mastandrea e questo libro, che non abbiamo capito bene quello che c'era scritto, perché adesso è arrivato il momento di festeggiare un compleanno importante, quello di un'attrice che malgrado il tempo che passa è davvero nel cuore di tutti noi, anche se è da molto che non appare in pubblico. Lei è Monica Vitti e davvero la vogliamo festeggiare come ci avete chiesto in tanti, la vogliamo festeggiare così, con i suoi volti migliori, comico, drammatico, non importa, lei è sempre lei. I crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili. È il compleanno di una diva assente da troppo tempo. Da più di 20 anni, infatti, Monica Vitti non si mostra in pubblico, affetta da una malattia degenerativa che non lascia scampo. Un fascino tutto particolare, quello di Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, che, pensate, si definì più volte una bruttina che ce l'ha fatta. Volto magnetico di una bellezza irregolare, occhi penetranti, labbra carnose e una nuvola di capelli biondi. Se ne accorse per primo Michelangelo Antonioni, che le dedicò lunghi primi piani in quella che passò alla storia come la trilogia dell'incomunicabilità. L'avventura, la notte e l'eclissi, facendone un'attrice drammatica di grande intensità. Un sodalizio finito sui giornali, con lui infatti la Vitti ebbe anche una tormentata relazione sentimentale. Questo è il mio viso. Fra i miei capelli e la mia bocca troveresti scritta, se sapessi cercarla, tutta la lunga avventura che vivemmo. Poi un decisivo cambio di registro, diretta dai più grandi maestri della commedia all'italiana, da Mario Monicelli a Luciano Salce, da Gigi Magni a Ettore Scola. L'attrice si impone per la sua naturale vis comica, con quello sguardo spaesato, la voce roca e il gesticolare frenetico, regalandoci una rosa di incredibili personaggi femminili passati alla storia del cinema. Giovane siciliana, sedotta e abbandonata nella ragazza con la pistola. Io donna onesta sono. No, inutile che fai. Io come un pezzo di mammo sono.
moglie fedifraga di Ugo Tognazzi nell'Anatra all'Arancia, innamorata contesa dai rivali Giancarlo Giannini e Marcello Mastroianni nel dramma della gelosia. Oddio, mi muoro. Ma è in coppia con Alberto Sordi che Monica Vitti trova forse il partner ideale, dando vita ad un caleidoscopio di personaggi rimasti nell'immaginario collettivo. Soubrette dava spettacolo nell'Italia dilaniata dalla guerra, in polvere di stelle. Moglie travolta da un'insana passione per un seducente professore, in Amore mio aiutami. E infine moglie in crisi, spiata dal marito, in Lo so che tu sai che io so, per la regia dello stesso Sordi. Amata dal pubblico, lodata dalla critica, con il suo garbo e la sua simpatia, Monica Vitti ci manca davvero tanto. Ma il suo cinema ce la restituisce sempre familiare e vicina. E allora davvero buon compleanno a Monica Vitti, le mandiamo un abbraccio enorme con tutto l'affetto che so anche da parte vostra. E adesso andiamo a incontrare Paddington, l'orsetto più amato dai bambini, ma non solo. Questa volta va a Londra in cerca di un regalo per il compleanno di zia Lucy e trova un libro, ma attenzione perché da qui in poi gliene capitano davvero di tutti i colori. E io ho avuto l'onore di incontrare quest'orsetto, insomma, insieme alla sua voce italiana, lo scatenato Francesco Mandelli, che da poco è diventato papà. Guardate. Ho avuto un'idea splendida, trovarmi un lavoro per comprare quel libro per il compleanno di zia Lucy. Oh. Buongiorno, lavavetri! Ma dico, è pazzesco questo orsetto, ma l'hai guardato bene? Guarda, io sono qua che lo adoro, che sono in contemplazione perché è un orsetto fantastico, è molto espressivo, poi è dolce, è tenero, è puro, insegna delle cose meravigliose, è divertente perché combina un sacco di disastri. Credo che Paddington potrebbe essere l'amico che tutti vorremmo a casa, anche se ci combina un sacco di disastri. Capisci, è un orsetto molto intelligente. Ti sei trovato? Sono trovato molto bene. Come lo fai sentire? Com'è questo Paddington? Beh, Paddington è un orsetto che parla in maniera sempre molto educata, molto precisa, ha una dizione perfetta ed è un personaggio ed è un orsetto che adora tantissimo, essendo c'è la marmellata, la propria famiglia, in particolare la propria zia Lucy. Non è proprio come te, diciamo. Beh, insomma, guarda, lo dicevo in questi giorni, da quando ho avuto una figlia per me la vita è cambiata completamente, insomma, per cui tutto è passato in secondo piano, perché insomma sono profondamente innamorato di questa bambina, della mia famiglia, e quindi per me c'è quello al primo posto. Quindi sicuramente questa cosa ha posto fine ad un'adolescenza che durava per me da 20 anni. Sicuro di essere pronto per il mondo del lavoro, Paddington? È Phoenix Buchanan, il cliente celebre di papà. Immagino tu sappia chi sono. Oh sì, lei è un attore molto famoso. VIP, celebrità. Oh, lo era una volta. Ora pubblicizza cibo per cani. Paddington ha diversi piani di lettura. Un film molto divertente, ma che insegna anche delle cose molto belle, come l'educazione, come il fatto di avere un approccio positivo alla vita, il rispetto per il diverso, l'accoglienza per il diverso. In questa seconda storia noi vediamo Paddington che intanto si è stabilito a Londra, è diventato a tutti gli effetti un membro della famiglia Brown. Tra poco è il compleanno di sua zia Lucy, quindi decide di regalarle questo libro pop-up che trova in questa bottega dell'antiquariato. E siccome questo libro costa, comincia a lavorare. Quindi vedremo Paddington che disastri combina quando va a fare il barbiere o il lavavetri. Solo che cosa succede? C'è un cattivissimo interpretato dal grande Hugh Grant, che fa un trasformista, un attore trasformista, che ruba questo libro perché questo libro ha un segreto. E Paddington viene accusato del misfatto, ingiustamente, e finisce in carcere. Da lì non vi voglio raccontare più niente, ma immaginatevi l'orsetto più tenero e dolce del mondo che finisce in un carcere pieno di bestie vere. Ma lui con la sua positività riesce a cambiare tutto e vedrete che è una scena bellissima. È un po' cristallizzato. Perché è stanco, ha viaggiato da Londra e quindi è un po' stanco per quello. Forza lupetto! Hai detto delle cose bellissime, sei contento? Buon patatone! Buon...
E insomma l'intervista all'orsetto Paddington era l'ultima sfida di oggi. Io continuerei, cari amiche e cari amici, ma ci dobbiamo salutare. Effetto Notte torna venerdì, domenica e mercoledì dopo il film, perché quella che non cambia è la nostra voglia di raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti che saranno qui in studio con noi. Mi raccomando, vi aspetto.